Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Siamo arrivati a venerdì, fine della nostra settimana di ore 13. Il governo l'abbiamo fatto, la nuova giunta comunale l'abbiamo fatta. Permetteteci allora oggi di dedicare la nostra attenzione, questi pochi secondi che occupano lo spazio di ore 13, a un tema più gradevole, più leggero, diciamo così. Anche se si fa riferimento a una realtà molto importante, molto significativa, che ci piace ricordare e sottolineare. Ieri sera a Milano, al Teatro Nazionale, abbiamo avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo veramente bello, veramente interessante, la messa in scena del musical Rent, realizzata in un nuovo allestimento dalla Scuola del Teatro Musicale di Novara. Al di là dello spettacolo, non è nostro mestiere fare recensioni, ci sono altri che sono molto più bravi di noi a farlo. Al di là quindi dello spettacolo in sé, comunque assolutamente godibile, veramente emozionante sotto molti punti di vista, è bello sottolineare che questo evento, appunto di ieri sera, tra l'altro in un teatro importante di Milano, con un bel tutto esaurito in platea, questo evento è stato realizzato, organizzato per sottolineare il quinto compleanno della Scuola del Teatro Musicale. La Scuola del Teatro Musicale è una realtà di assoluta eccellenza della nostra città, che è nata appunto dall'iniziativa di un gruppetto di giovani del mondo dello spettacolo, di giovani artisti novaresi, Marco Iacomelli, il direttore, Davide Ienco, l'amministratore, e tutta una serie di ragazzi e di altre persone legate a loro, che appunto 5 anni fa ebbero l'idea di dare vita nella nostra città, collegata con il Teatro Coccia, ad un polo di formazione per le professioni dello spettacolo, in particolare con l'attenzione al teatro musicale moderno, quindi al musical. Una realtà che in 5 anni è molto cresciuta, oggi, proprio oggi, diploma un altro gruppo di 12 allievi attori. Forma persone che sono non degli amatori, ma delle persone che si avvicinano all'attività teatrale con l'obiettivo di farne la loro professione. Quindi, come dire, apre un canale di formazione professionale e anche di opportunità di lavoro molto particolare, molto sui generis, come quello appunto del mondo dello spettacolo, ma lo fa con grandissima serietà e anche con ottimi risultati. E lo spettacolo di ieri sera, davvero veramente godibile e veramente emozionante, è un segno vero di questa attività che in 5 anni è cresciuta e che non potrà che fare meglio, fare ancora di più, non soltanto portando questo genere, che è quello appunto del musical, sul palcoscenico del Teatro Coccia, quindi della nostra città, ma anche esportandolo, portandolo fuori e facendo conoscere il nome di Novara e le grandi professionalità che intorno al teatro novarese ruotano anche fuori dai confini della cinta muraria, facendo quell'operazione di marketing territoriale di cui tante volte ci si riempie la bocca, ma che passa inevitabilmente attraverso attività serie e importanti come questa. E allora buon compleanno STM, grazie di tutto quello che hai fatto fin qui e grazie per quello che riuscirà a fare ancora nei prossimi anni. Ci rivediamo lunedì alla stessa ora sulla Voce di Novara.